è in discussione, non può essere in discussione, primo per la qualità del giocatore, che abbiamo comunque un calciatore molto forte, e poi anche per quello che dicevi tu, per l'investimento che è stato fatto, e il ragazzo in un certo senso si porta sulle spalle una responsabilità bella, sportiva, calcistica, di sviluppare la sua forza e l'aiuto che deve dare alla squadra. Quindi non credo che sia in discussione dal punto di vista della sua diciamo leadership tecnica nel reparto. Poi è altrettanto vero che il campo, il suo modo di interpretare la settimana, il suo modo di allenarsi, le sue performance e l'allenatore, che va in primis a tutto, determineranno poi se lui effettivamente finirà in competizione con qualcuno o meno. Però per quello che è la nostra idea sul reparto offensivo, oggi andare a investire X su un calciatore che poi, se Mattia risponde come deve rispondere, sta in panchina, non mi sembra nemmeno molto, non dico intelligente, perché comunque per carità tutto serve, perché abbiamo visto appunto, come hai detto, che se lui ha un problema, c'è un problema, è chiaro, però non che i suoi compagni di reparto non siano di nessuno, insomma, comunque abbiamo una squadra che anche può sopperire a delle difficoltà con, diciamo, del momento, ecco. Poi è chiaro che se il destro di turno, un giocatore importante, chiunque esso sia, sta fuori per lungo tempo, la difficoltà si aumenta, però oggi come oggi la rosa può sopperire anche alle eventuali mancanze di alcuni in alcuni momenti. Ma voglio sapere com'è stato questo ultimo tuo mese e mezzo, perché a livello personale, cioè, e professionale, l'ultimo mese e mezzo ha costato il suo nome anche a quello di un altro bravissimo operatore di mercato come Walter Sabatini. Ecco, è stata un'attesa lunga della fumata bianca, come hai vissuto questa? Il tuo nome è stato costato insieme a quello di Sabatini sin dall'inizio, però c'è una specie di insomma, di situazione di stallo che si è protratta per un po'. Come hai vissuto questo tipo di attesa? Devo essere sincero, il fatto di essere stato accostato a Walter e messo anche in alternativa a Walter, perché non è un problema dirlo nel caso in cui fosse andata così, per me è stato un onore, un orgoglio, per quello che io vedo in Walter Sabatini, una persona e un professionista che è tutto un modello in questo mondo, e nella mia professione, e che comunque sia, ripeto, mi ha inorgoglito il fatto di essere al suo fianco come alternativa. Poi è normale che ho sperato con forza che la cosa si potesse concretizzare, perché vedevo in questa opportunità una chance molto bella, al di là del fatto di avere una squadra che comunque avevo 2 anni di contratto a Verona, non è che avessi bisogno, però l'idea Bologna secondo me era veramente una soluzione sulla carta fantastica. Poi ripeto, mi piace sempre precisare che oggi qui siamo a fare chiacchiere, purtroppo sono importanti perché sappiamo che nel nostro mondo sono anche le chiacchiere, ma poi alla fine lavorare, fare i papi e soltanto vincere le partite, questo conta davvero, perché bisogna essere pratici, anche ne basta chiacchierare. Quindi è stato un mese, insomma, sì, di passione, perché ci tenevo molto, questo chiaro, di grande anche difficoltà nei confronti del mio club attuale di quel momento, dove, come ho detto prima, mi è dispiaciuto molto che sia andata male e poi essere andato via, però a parte della vita, e comunque poi anche aver visto che molti giornalisti, no molti, alcuni, pochi giornalisti hanno parlato tanto male di me in questi mesi, che probabilmente mi hanno fatto una pubblicità talmente forte che se avessi dovuto pagare non ci sarei riuscito, quindi li ringrazio di vero cuore, e così insomma probabilmente addirittura oltreoceano hanno capito che grazie a quelle critiche ero un giusto da prendere. Questo ovviamente è una cosa. Signori, grazie, alla prossima. Grazie a voi. Grazie. Sì.